per quelli che sono i contenuti che esprimiamo, che sono contenuti che nessun'altra lista porta avanti. Contenuti che non ci siamo inventati noi. Nel senso, non è la lista di quelli che vanno dalle persone a dire quello che devono pensare, quali devono essere i loro desideri. Noi semplicemente raccogliamo quelle che effettivamente sono le istanze popolari e le cerchiamo di sistematizzare e portare come proposta politica. È quello che abbiamo fatto già, che sappiamo di quello che parliamo perché l'abbiamo già sperimentato, è quello che facciamo quotidianamente nelle strutture in cui militiamo, come l'ex OPG. Quindi ascoltiamo la volontà popolare e cerchiamo di andare a migliorare quelle che sono le condizioni di vita di tutti quanti noi. Tutti quanti raccontano una storiella. La storiella la sintetizzo così: non è la politica che crea lavoro, ma sono le aziende. Da questa affermazione discendono due cose: che la politica sostanzialmente deve appoggiare e deve essere al servizio di quello che è il volere delle aziende, e poi, se per caso non si riescono a ottenere risultati e quindi ottenere posti di lavoro, beh, la politica non ha nessuna colpa. Noi invece invertiamo completamente il ragionamento. Le aziende si assumono è perché c'è richiesta di beni e servizi. Per esserci richiesta di beni e servizi serve che le persone abbiano soldi in tasca da spendere. Ecco, il punto fondamentale del programma di potere al popolo è proprio la ridistribuzione della ricchezza. Perché i soldi ci sono. L'Italia è il paese con la più grossa ricchezza privata in Europa, bisogna prendere i soldi dove ci sono e darli nelle tasche di chi ne invece ne ha bisogno e li può spendere. Così si crea lavoro. È l'unica ricetta possibile. In questa campagna elettorale tutti puntano sulla sicurezza, cercano di cavalcare quelle che sono le paure, paure che in molti casi sono legittime perché non parliamo di qualcosa che non esiste. Il problema è che si pensa di risolvere semplicemente con la repressione, quindi più polizia, più carabinieri, ma questa si sa benissimo che non è la soluzione, serve semplicemente a distrarre. Invece il problema va affrontato realmente, quindi alle cause che generano il disagio. Se c'è un problema di baby gang, quello non è da ricercare in un fattore antropologico perché i ragazzini di alcuni quartieri popolari sono cattivi, sono nati cattivi. Vivono in una condizione di estremo disagio. L'unico riferimento che è culturale è quello là appunto della violenza, della camorra, spesso e volentieri, lo interiorizzano e quindi poi ci troviamo ad avere a che fare con situazioni drammatiche come quelle che abbiamo assistito. A noi non serve un esercito di militari, serve un esercito di insegnanti. Questa è una campagna elettorale che si basa appunto fondamentalmente sull'odio, l'odio verso i migranti, che vengono rappresentati come il più grosso problema che abbiamo in Italia. Questo in realtà è un altro degli stratagemmi che normalmente ha sempre usato il potere per distrarre da quello che invece è la realtà e sono le reali responsabilità della situazione in cui ci troviamo. Per quanto riguarda l'accoglienza è molto semplice, il sistema d'accoglienza deve essere un'accoglienza fatta con un principio semplice di razionalità, non bisogna creare dei grandi ghetti. Perché se metto 100 persone in un posto è normale che non si integreranno mai e sopravviveranno come un corpo estraneo al territorio. Serve un'accoglienza diffusa, fatta attraverso il sistema SPRAR, quindi con evidenza pubblica, con appalti pubblici e non col sistema dei CAS, con l'affidamento diretto che invece è per cui non c'è nessuna trasparenza. E si alimenta invece quelli che sono i privati che si vogliono effettivamente arricchire sulla pelle dei migranti. Noi nasciamo proprio per questo. Non nasce da un ragionamento politico di chissà come particolarmente articolato. Noi semplicemente a un certo punto ci siamo guardati con l'approssimarsi alle elezioni e effettivamente volevamo vedere un pochino quali erano le formazioni che si presentavano. A un certo punto poi scorrendo un po' tutte quelle che erano appunto le proposte, ci siamo resi conto che non c'era nessuna lista di sinistra, nessuno che effettivamente ci potesse rappresentare in pieno. Ed è proprio questo il motivo per cui noi poi abbiamo fatto questa follia. A un certo punto abbiamo fatto un videomessaggio e abbiamo scoperto che non eravamo i soli a vivere questa difficoltà rispetto alle elezioni, perché in 4 giorni abbiamo organizzato un'assemblea di 800 persone a Roma, sono seguite 150 assemblee in tutta Italia, un'altra assemblea a Roma dopo un mese di 1200 persone, abbiamo raccolto più del doppio delle firme necessarie per presentarci. Ecco, il problema della sinistra è che non esisteva una proposta, adesso c'è. Non ci sono scuse per non appoggiarle e per non partecipare.